Del nuovo modulo sono molto soddisfatto perché oggi la squadra ha fatto veramente una grandissima partita. Ha messo sotto scacco la prima, perché poi la Salernitana è prima. Abbiamo giocato una porta, abbiamo creato 7 occasioni da gol. Come fare per migliorare? Rifare lavoro, 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 arrivare lì e essere più cattivi sotto porta. Altre medicine non so che fare, perché altre cose non ce ne sono, ci sono solo essere un po' più cattivi, un po' più lucidi sotto porta. È chiaro che la classifica non ti dà quella lucidità per essere così sicuro quando tiri in porta, però rientreremo al campo per cercare anche di migliorare questo. La classifica è brutta, lo sappiamo, però in Serie B puoi ribaltarla da un momento a quell'altro. Queste sono domande che dovete fare al direttore. Questo non so, io più di lavorare, metterci la passione, la voglia, creare una partita così, non so. Nel calcio quando non hai risultati sei in super discussione. Io mi sento in discussione da quando ho messo piede a Cremona. Sono uno che non vive sugli allori. Questa domanda dovete farla alla proprietà, non a me. Io, più di metterci passione, lavoro, dedizione, non so che altro metterci. Come la spiega? Non lo so. Noi abbiamo giocato veramente un calcio veramente propositivo. Oggi ha creato tantissimo. Loro con due mezzi cross hanno fatto 2 gol. Evidentemente sono quelle stagioni dove devi essere bravo, lucido per saperle svoltare. E come si fa? Si fa che si torna al campo, si lavora, ci si mette ancora più impegno e poi si cerca di migliorare quelle situazioni. Però oggi penso che la squadra non si possa rimproverare niente se non che non riusciamo a concretizzare quella mole di gioco che facciamo. Pazienza ha avuto una brutta distorsione, ha preso un calcio e che si rialza dalla caviglia nel momento che è caduto. Perderemo per tanto tempo, anche questo è un emblema che stava facendo una grandissima partita, a 1 minuto dalla fine del primo tempo ha avuto questo calcione e penso che sia una cosa molto grave perché l'ho visto là che piangeva, aveva un dolore immenso e quindi lo perderemo per tanto. No, perché anche il secondo tempo abbiamo avuto la palla di Sela che ha fatto un miracolo il portiere, un colpo di testa di Gaetano davanti alla porta, un tiro di Zortea che ha fatto un altro grande miracolo del portiere. Certo, nel momento che erano andati 2-1 abbiamo un po' forzato, però non penso che abbiamo giocato palle lunghe. Loro sì, loro sì. Noi abbiamo giocato a calcio per cercare di creare situazioni. Poi che detto, se guardo i tiri in porta, Gaetano ha avuto anche oltre il colpo di testa, ha avuto 2 palle dal limite pulite per tirare, le ha tirate una fuori e una in bocca al portiere. Però secondo me la squadra ha giocato. Poi questo non ha determinato il risultato, ma fa parte del calcio, che uno con due mezzi cross hanno vinto la partita. Sono dei momenti, gli attaccanti vivono in momenti particolari, sono cioè dei momenti dove non riesce a fare gol, nonostante che Daniel si è impegnato alla fine, è tornato l'anno scorso a tenere palla. Gli attaccanti è una bestia a parte, nel senso che fai fatica a fargli fare gol all'allenatore, più glielo chiedi più non lo fa, però oggi ha disputato una buona partita, poi nel finale l'ho tolto perché l'ho visto stanco, però poi fargli dire devi fare gol, l'importante è che giochi con quella cattiveria che hai mostrato il secondo tempo, il primo tempo, poi è chiaro che il gol fa parte del loro mestiere, però più glielo chiediamo più molte volte non arriva.